Ciao ragazzi, allora, Milan batte Juventus 3-0 e Serie A femminile che piano piano sta, l'evento si sta allontanando con questo brutto risultato. Credo che sarà molto difficile che la Juve possa tornare a lottare per il titolo quest'anno. E lo dico non tanto per la sconfitta di oggi, perché può anche, per carità, poi può succedere qualunque cosa, può capitare di perdere una partita in malo modo. Però francamente, quello che abbiamo visto oggi c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va nella società Juve, assente completamente. C'è qualcosa che non va nella squadra della Juve, manca un attaccante e manca assolutamente un centrocampista e manca un'allenatrice. Parliamoci chiaro perché oggi la Juve stava dominando la partita. A fine primo tempo ha tolto Caruso per mettere dentro Galli, nessuna centrocampista di interdizione e il Milan lì è entrata come il burro e il Milan ha fatto tre gol. Cioè questa è la sintesi della partita di oggi, la Juve che poteva dominare la partita per i cambi sbagliati si è trovata palesemente in difficoltà. Una Juve che probabilmente ha ancora la rosa più forte ma ha qualche rattoppo, non è assolutamente supportata. Si perdono delle partite pazzesche facendo anche magre figure e siamo già al terzo trofeo, alla terza, come posso dire, terza batosta pesante. E col Bröndby dovevamo passare senza proprio dubbi, cioè senza ma se dovevamo passare perché eravamo superiori e siamo andati fuori. La Fiorentina è uscita poi male col Chelsea, ma intanto è andata avanti con una squadra più forte del Bröndby. La Supercoppa da campionesse d'Italia l'abbiamo buttata, cestinata in maniera indecente contro la Fiorentina e oggi, francamente, quello che ho visto è veramente vergognoso. Brutta. Girelli non gira proprio, scusate il gioco di parole. Bonansea non è in periodo, boh, non lo so. Cioè, se questa squadra serve una scossa che non può avere, che sicuramente non hanno i tifosi, non danno i tifosi perché. Tolti alcuni tifosi, tra come il mio amico Filippo o che ne so, io, mio amico Stefano, che comunque gente che veramente segue la Juve, tifa la Juve, altri probabilmente sono più tifosi di Brescia, del Brescia che della Juve, visto quello che si è visto anche oggi. Niente ragazzi, è così, va bene, nel senso che non possiamo fare altrimenti. E sosterrò le ragazze comunque, questo mi sembra giusto dirvelo. Nel senso che sosterrò le ragazze e continuerò a fare i video sulla Juventus Women perché credo fino alla fine che la Juve si possa rialzare, ma la mia presa di posizione non cambia, io sono assolutamente dell'idea che purtroppo l'allenatrice va cambiata perché non è adatta a un ruolo così importante. Detto questo, magari, se avessimo preso la Giacinti, a quest'ora avremmo avuto sicuramente una classifica diversa. Comunque, Milan batte Juventus 3-0 al Francoscolo di Varese, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Fino alla fine, forza Juventus. Fino alla fine, forza Juventus Women. Solo Juventus. Ciao.